cartoncino rosso e tagliatelo della misura 8x12. E con l'aiuto di un righello segnate la metà. Ora, con un bulino, andate a bulinare e otterrete così un cartoncino piegato a metà. Prendete del cartoncino bianco e tagliatelo della misura 8x5,5. Io ho utilizzato dei timbri in silicone di stamperia dedicati al Natale e per il segnaposto ho scelto il timbro a forma di angioletto. Sporcate l'angioletto con un tampone rosso e andate a timbrare il cartoncino bianco. Con un tratto pen rosso scrivete il nome dell'invitato e fate una piccola decorazione. Adesso, con l'aiuto della colla, andate ad incollare il cartoncino bianco sopra quello rosso.
con l'aiuto di questa fustella ho creato questi due fiocchi di neve. Li ho incollati tra loro e ho aggiunto un piccolo bottone rosso per la decorazione. Dopo aver deciso dove applicare il fiocco, procedete con l'incollaggio. Ecco, il segnaposto è terminato. Spero sia un'idea carina per decorare le vostre tavole. Ciao a tutti e al prossimo video!